Ben ritrovati a 12 Porte, l'appuntamento con le notizie dalla Chiesa di Bologna. Una messa con i volontari e responsabili della mensa di fraternità diocesana è stata celebrata dall'Arcivescovo domenica scorsa in cattedrale. Ancora una celebrazione trasferita in cattedrale, quella che annualmente l'Arcivescovo dedica alla mensa di fraternità del Centro San Petronio. Il trasferimento è dovuto alla possibilità di osservare in cattedrale il distanziamento sanitario, ma il Cardinale coglie in questo una opportunità, perché la Chiesa Madre è la sorgente di quanto si opera alla mensa di fraternità e allo stesso tempo la condivisione vissuta in mensa rende più vera la celebrazione che avviene in cattedrale. Nella terza domenica di Avvento, la stessa che vide l'ingresso di Monsignor Zuppi 5 anni fa come successore di San Petronio, erano presenti volontari della mensa e un gruppo di coloro che ne furono gli iniziatori, come è stato rievocato da Don Massimo Ruggiano, vicario episcopale per la carità. Quest'anno è il 43° anno della mensa di fraternità della Fondazione San Petronio. Che appunto dà un pasto tutte le sere a persone che non ne hanno la possibilità, è un luogo dove vengono anche accolte. Qui c'è anche qualche volontario, fra l'altro, che della prima ora, no, di molti anni fa, quando la diocesi scelse appunto di far partire questo progetto della fraternità, della mensa di fraternità. Ecco, credo che un po' legato al Vangelo, mi sembra che la mensa della fraternità, quindi in collaborazione con la Caritas, che manda le persone appunto per un pasto e per un'accoglienza calorosa, c'è un po' quello che è scritto anche nel Vangelo, un luogo dove si può incontrare colui che non conosciamo, come dice Giovanni Battista, ma in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. Ecco, se vogliamo conoscerlo, andiamo alla mensa della fraternità a incontrare le persone che passano di lì e probabilmente lo incontreremo. Gli anni 7 sono particolarmente emblematici per la Chiesa bolognese, per il ritmo decennale dei congressi eucaristici e quel 1977, subito dopo il tremendo terremoto del Friuli, vide convogliare le energie giovanili bolognesi, emerse dalla campagna di aiuto nella martoriata regione, nella fondazione della mensa voluta dal Cardinale Antonio Poma come ricordo permanente del congresso eucaristico. Da martedì 13 dicembre 1977, dunque, ogni sera, la mensa fornisce un pasto caldo ai suoi ospiti. In questo anno così complicato, non viene meglio il servizio, anche se la distribuzione avviene nel rispetto di forzate regole di prudenza. Nel 77, da qui, diciamo, allora ragazzi, veramente ragazzi allora, che sperimentando la solidarietà, andando in Friuli, dopo il terremoto, e dissero: anche qui c'è qualche terremoto e quindi anche qui c'è da tanto da dar da mangiare. E forse proprio forti di quell'esperienza iniziarono, spinsero per aiutarono a realizzare quella mensa di fraternità, non a caso chiamata di fraternità. Ma non c'è soltanto quella, ce ne sono tante. E guardate, ogni volta che spezziamo un po' di questo pane di amore verso qualcuno dei suoi fratelli più piccoli, apparecchiamo la stessa mensa di fraternità. E forse anche questa è sempre una delle necessità, delle avversità che possono diventare opportunità. Il presepe della speranza è il titolo della natività che quest'anno il comune ospita nel cortile d'onore di Palazzo d'Accursio. Sabato scorso il sindaco Virginio Merona e il cardinale Matteo Zuppi hanno inaugurato l'allestimento con figure a grandezza naturale a opera di Giovanni Buonfiglioli. Le immagini sono di ETV. Sabato scorso, vigilia di Santa Lucia, il cardinale arcivescovo e il sindaco Virginio Merola hanno inaugurato il presepe collocato nel cortile d'onore di Palazzo d'Accursio. L'allestimento di quest'anno, con raffigurazioni a grandezza naturale, è stato realizzato da Giovanni Buonfiglioli. Insieme alla Sacra Famiglia, al bue e all'asino, è presente anche una pastorella in rappresentanza di tutti gli uomini con i loro lavori, le loro condizioni, ma anche un agnello a ricordare e profetizzare il mistero del sacrificio pasquale. Vi auguro un Natale dove tutti si riscopra il senso di comunità. Abbiamo purtroppo appreso tutti sulla nostra pelle che sono importanti le relazioni umane,
chiedo a tutti di vivere questo Natale sapendo che la distanza è il vero modo di stare vicino alle persone. Che quest'anno è una bella opera artigianale, quest'anno plastificata, la dobbiamo a Bonfiglioli di Castel San Pietro. È molto importante scoprire che la speranza si costruisce ogni giorno con un atteggiamento attivo, non è un'attesa passiva quella della speranza. Ed è un Natale, il Natale è speranza, è la speranza di Dio sugli uomini e quindi la speranza degli uomini di sconfiggere la pandemia, quella della morte, che è la pandemia, che tutte le altre, e sono tante, oltre a quella che ci riguarda più direttamente, sconvolgono, rivelano la debolezza degli uomini. In occasione della permanenza in città della statua della Madonna di Loreto nel suo pellegrinaggio in Italia per l'anno giubilare, il cardinale Matteo Zuppi ha celebrato una messa nella Basilica di San Giacomo Maggiore lo scorso 10 dicembre, proprio nella festa della Vergine Lauretana. Il servizio di Claudio Casalini. Nell'anno del centenario della proclamazione della Madonna di Loreto quale patrona degli aviatori e dei viaggiatori, la Sacra Immagine è arrivata a Bologna lo scorso lunedì 7 dicembre, accolta all'aeroporto Marconi. Giovedì, nel giorno della festa della Vergine Lauretana, l'arcivescovo Matteo Zuppi ha celebrato una messa nella Basilica di San Giacomo Maggiore alla presenza dell'effigie insieme alla comunità agostiniana che regge la Basilica. La Madonna di Loreto è la patrona anche dell'aviazione, di coloro che si librano sull'aria, avendo secondo la tradizione anche lei attraversato il mare con gli angeli, che poi ultimamente hanno detto trattasi della famiglia Angeli e di pietre veramente della città di Nazareth, ma trasportate dai crociati. Quando ci capita di volare avvertiamo da un lato tutta la fragilità della nostra vita, mentre, ha detto l'arcivescovo nell'omelia, guardando in basso relativizziamo i confini, comprendendo l'autentico orizzonte della nostra vita e il concetto di fratelli tutti. La Vergine di Loreto, la Madonna che ci protegge anche nel sentirci a casa anche nel cielo, e quando uno sta su, io sono andato qualche volta in elicottero, l'elicottero da questo punto di vista ci fa sentire tutta la fragilità, indubbiamente di più, per una volta proprio un elicottero a due, una cosa proprio, si capiva tutta la fragilità che è anche quella della nostra vita, di essere un po' sospesi, di essere un abitacolo. C'è un fisico che dice la Terra è una piccola astronave perduta nell'immensità, e la nostra vita è un piccolo abitacolo che con un equilibrio che qualche volta sentiamo, di cui sentiamo la fragilità personale. Dopo essere stata collocata al gate 15 dell'aeroporto Marconi, in sala imbarchi Schengen, la statua della Madonna di Loreto è stata ospitata al seminario regionale prima di riprendere il suo viaggio alla volta dei principali scali aerei italiani. Proseguono in questo tempo di avvento gli appuntamenti con il Cardinale in streaming, la preghiera quotidiana con le famiglie alle 19.30 dalla domenica al venerdì, la veglia dalla cattedrale il sabato alle 20.30 e la catechesi il sabato mattina alle 9.30. Buonasera, questa sera suoniamo il campanello a casa Cacciari Poggi. Ecco, c'è qualcuno, quindi suoniamo il campanello. Buonasera a voi. Proseguono gli incontri quotidiani del cardinale Zuppi, che bussa virtualmente alla porta di casa per un piccolo momento di preghiera in preparazione al Natale. In questi ultimi giorni ha incontrato i giovani delle case Bethel e Betania, due piccole convivenze di giovani e ragazze che stanno compiendo un percorso di discernimento vocazionale con il direttore del Centro Diocesano Vocazioni, Don Ruggero Nuvoli. È una casa un po' particolare, casa Bethel, che vede alcuni ragazzi e poi alcune ragazze di casa Betania, o sbaglio, che hanno preso un anno di discernimento, di vita comune, di preghiera, di studio, di lavoro, eccetera. Presentatevi comunque. Don Ruggero, presenti tu? Beh, sì, credo possono presentarsi anche loro. Io
Sono Don Ruggero, come ufficio pastorale vocazionale porto avanti quindi questo bel progetto, bello grazie a loro. Nella settimana l'arcivescovo ha incontrato la famiglia di Alessandro e Loredana, che appartengono ad un gruppo di preghiera del rinnovamento nello spirito. A Stiatico ha incontrato la famiglia di Carlo ed Elena, che è medico all'ospedale Covid di Bentivoglio, situazione per la quale è passata insieme a tutta la famiglia attraverso la morsa del virus. Poi è stata la volta della famiglia di Massimo e Serena, insieme a mamma Hilde e al fratello di Serena, Pier Giorgio, che è stato felicissimo dell'incontro con il cardinale. Dalla parrocchia del Corpus Domini, l'arcivescovo ha incontrato la famiglia di Piero e Angelica con i due figli studenti. Poi da Monte Budello, in comune di Valsamoggia, un incontro plurigenerazionale con Don Attilio Zanasi, la sorella e la famiglia della figlia impegnata nell'animazione missionaria in India. A me questo fa molto piacere perché la famiglia è sempre aperta, non può essere chiusa. Quando la famiglia si chiude, in realtà la famiglia di Dio, le nostre famiglie, ecco, e con poco si può fare tanto, sbaglio? Questa è sempre stata la regola anche di Don Attilio, che raccoglieva tanto poco e faceva tante cose. Bene, ringraziamo di questo, che quel sorriso di quei bambini vuol dire anche che possiamo, ognuno di noi, anche tu hai detto quattro famiglie, no? Quanto si può fare mettendosi un po' insieme e realizzando qualche cosa che dice una goccia nel deserto, vi ricordate come Madre Teresa lo diceva, no? Una goccia nel mare, ma quella goccia che poi permette tante altre cose. Il sabato mattina alle 9.30 l'arcivescovo ha offerto una catechesi per i bambini e i ragazzi, mentre alle 20.30 la preghiera vigiliare è stata trasmessa dalla cattedrale. Gli appuntamenti quotidiani di Don Matteo proseguono sempre sul canale YouTube e sulla pagina Facebook di 12 Porte fino al 23 dicembre. Le feste di Natale saranno purtroppo molto condizionate dalla crisi sanitaria. La diocesi di Bologna ha dato alcune indicazioni pratiche per garantire la sicurezza nelle celebrazioni. Le gravi misure adottate per rallentare il contagio pandemico incideranno pesantemente sulle celebrazioni per il Natale. Resta garantito l'accesso alle celebrazioni liturgiche che sono per un credente il cuore irrinunciabile dell'incontro con Cristo, celebrazioni che avverranno nel rispetto delle precauzioni già adottate da maggio in tutte le chiese italiane. A questo proposito l'Arcidiocesi di Bologna ha dato indicazioni a tutte le parrocchie e comunità. In particolare si ricorda che la liturgia del giorno di Natale prevede una specifica Santa Messa per il vespro della vigilia, come accade in tutte le domeniche e i giorni festivi, ma con la particolarità di avere testi liturgici propri, con letture specifiche e tutti gli elementi del rito festivo. A questa messa, che avviene nel pomeriggio del 24 dicembre, si suggerisce di invitare chi non potrebbe partecipare alle altre messe natalizie o avesse bisogno di una tutela particolare, bambini, famiglie, anziani. C'è poi la messa della notte, che è possibile anticipare alle ore serali per consentire il rientro nelle proprie case prima delle 22. Il cardinale arcivescovo celebrerà questa messa alle ore 20 in cattedrale con diretta streaming sui nostri canali YouTube. Ci sono poi altre due messe, quella dell'aurora e quella del giorno, che esprimono tutta la ricchezza del mistero della nascita di Gesù nella carne umana. Il cardinale celebrerà la messa del giorno alle 17.30, sempre in cattedrale, con diretta internet e televisiva. L'arcidiocesi raccomanda di predisporre un servizio di accoglienza agli ingressi della chiesa e di assistenza per evitare situazioni di pericolo e perché vengano rispettate tutte le precauzioni: distanziamento, igienizzazione delle mani, uso della mascherina, flussi di ingresso e di uscita dalla chiesa. A seconda della capienza della chiesa, potrà essere necessario indirizzare i fedeli che non vi trovassero posto verso altre sale limitrofe alla chiesa e con essa collegate con l'audio e il video. Sono state date indicazioni anche per le prossime benedizioni pasquali, che potranno essere portate solo nelle case di coloro che ne faranno esplicita richiesta.
Il ministro incaricato, ma anche i membri della famiglia, devono in ogni caso utilizzare la mascherina adeguata e non trattenersi troppo a lungo, eventualmente anche sostando sulla soglia di casa ed evitando contatti fisici. Si intitola Raggiunti dagli occhi del Signore, il volume che raccoglie le omelie pronunciate dal Cardinale Giacomo Biffi in occasione delle ordinazioni diaconali e presbiterali nel corso del suo episcopato bolognese. Il seminario arcivescovile ha curato il volume che contiene la prefazione di Monsignor Erio Castellucci, vescovo di Modena, Nonantola e Carpi. Ecco, a 5 anni dalla scomparsa del Cardinal Biffi abbiamo pensato come seminario di curare una pubblicazione dedicata a lui, è la 13ª, abbiamo voluto richiamare in queste pubblicazioni anche figure eminenti del nostro presbiterio, un libretto è stato dedicato alle omelie del Cardinal Caffarra, questo invece alle omelie del Cardinal Biffi pronunciate durante gli anni del suo episcopato a Bologna in occasione delle ordinazioni diaconali e presbiterali. La prefazione è stata curata da Monsignor Erio Castellucci, vescovo, arcivescovo di Modena, Nonantola e vescovo di Carpi, che ringraziamo, e la postfazione l'abbiamo chiesta a Don Roberto Mastacchi, che è stato il segretario ultimo in ordine cronologico. È un libro, un libretto, un sussidio molto bello, perché almeno per noi preti può essere l'occasione di andare a rivedere l'omelia della propria ordinazione, ma anche per i laici, per tutti quanti, insomma, possono essere trovati degli spunti molto belli sulla vita cristiana. Sappiamo che Cardinal Biffi la chiarezza, la brevità e la profondità. Non ultimo, anche come seminario, ci teniamo a dirlo, non aveva timore a fare la proposta della sequela. Ecco, si parla di pastorale vocazionale, di itinerari, e ci sono, e sono anche frequentati da giovani, da ragazze. Ecco, recuperare anche il coraggio che il cardinale aveva, e lo sappiamo, di parlare della bellezza della Chiesa e del ministero presbiterale nella sequela di Gesù in questa forma particolare di vita. Questo libretto è disponibile presso il seminario e prossimamente anche presso la libreria Paoline. Un progetto pensato per i giovani e il loro passaggio all'università si chiama START ed è pensato dagli uffici pastorale giovanile, vocazionale, dall'ufficio catechistico diocesano, coordinati dal vicario per il laicato Don Davide Baraldi. Benvenuto a Don Giovanni Mazzanti, che è il direttore dell'ufficio pastorale giovanile della nostra arcidiocesi di Bologna, e il suo ufficio, come tanti altri che vertono poi sull'ufficio del vicario episcopale per il laicato, sono impegnati da qualche tempo in una iniziativa che coinvolge i giovani, che vuole coinvolgere i giovani partendo attualmente dal mondo dell'università per affrontare insieme a loro il post pandemia. Il progetto si chiama START, è diviso in diversi moduli, uno di questi fa proprio capo all'ufficio guidato da Don Giovanni, in particolare questo si chiama Innescare la marcia. Dunque, Don Giovanni, puoi parlarci un po' del progetto in sé e in particolare ovviamente del ramo che ti vede protagonista in qualche modo? Sì, intanto ciao a tutti. Beh, questo progetto è nato intanto dal desiderio di collaborare fra gli uffici di Curia, che in qualche modo hanno a che fare con i giovani. Fino a qualche tempo fa, diciamo così, tutto l'aspetto giovani finiva sotto la pastorale giovanile, che rubacchiava qua e là anche agli altri uffici questa fascia d'età. Da un po' di tempo si è deciso di dire: bene, la pastorale giovanile in fin dei conti coordina il lavoro che ogni ufficio fa già o dovrebbe fare riguardo a quella fascia d'età, ed è nato un po' da questo desiderio, la necessità è di ripartire da qualcosa, appunto perché in questo tempo la pastorale giovanile, e con la pandemia ancora di più, ha sentito il bisogno di rinnovarsi, e vogliamo rinnovarci a partire da un invito, che è quello con cui il Papa aveva inaugurato il Sinodo dei Giovani, e che ritroviamo nella sua lettera, nel suo documento alla fine appunto del Sinodo, che era quella di dire: aiutiamo i giovani a vivere, no? Il documento del Papa si chiama Christus Vivit, cioè Gesù vive, proprio per dire Gesù vive e ti vuole vivo. E allora ecco che questo progetto parte da un passaggio di vita,
che è forse uno dei più delicati, che è il passaggio dall'adolescenza al diventare giovani. Non l'abbiamo chiamato start perché in fin dei conti è vero che entrare nel mondo della giovinezza e prepararsi all'età adulta è un nuovo inizio, cioè si passa da quella fase in cui la vita un po' te la gestisce qualcun altro, in cui la prendi in mano e cominci. Abbiamo scelto quattro aspetti perché ci sembrano quelli un po' fondamentali. Uno è l'aspetto proprio delle dinamiche umane, psicologiche, ed sarà il primo modulo. Il secondo modulo è invece una riattivazione proprio della spiritualità, proprio perché si passa da una fede che magari altri hanno scelto, più ho abbandonato già, e che invece è occasione per riprenderla in mano in maniera responsabile. Poi c'è il modulo appunto che noi gestiamo più direttamente, che è quello della responsabilità, e il quarto è quello appunto invece di un impegno molto pratico, quindi di dire intanto buttati in qualche cosina che ti faccia un po' sporcare le mani, soprattutto nell'ambito della marginalità. Dicevi per l'appunto, se non ho capito male, che l'ambito nel quale il tuo ufficio è più impegnato è quello della responsabilità. Esatto, gli altri... un grosso tema in generale, tanto più in piena pandemia. Sì, in semplicità possiamo dire così, no? È quello che il Papa dice sempre a tutti i cristiani ultimamente, ma insomma da sempre, da fine dei conti, non ultimamente, che è quella di sentire la nostra vita come una missione, soprattutto ora, no? In cui forse le ferite sono ancora più visibili, non che prima non ci fossero. Allora vivere la vita non tanto semplicemente in maniera autocentrata, ma scoprire che la vita vera si scopre nella misura in cui la vivi per qualcuno. Un gesto di affetto nei confronti degli anziani costretti all'isolamento forzato nelle case di riposo anche durante le feste di Natale. Ufficio di pastorale scolastica e ACLI provinciali offrono la possibilità di inviare loro un piccolo dono e un messaggio personale per alleviare la loro solitudine. L'ufficio di pastorale scolastica dell'Arcidiocesi, in collaborazione con le ACLI provinciali, stanno riproponendo anche per il Natale la iniziativa bellissima Adotta un nonno. Ne parliamo con Chiara Pazzaglia, che è in collegamento con noi dalla sede provinciale delle ACLI. Chiara, di che cosa si tratta? Sì, grazie per averci dato l'occasione di raccontare questa bella esperienza che è cominciata durante il pieno della pandemia a marzo, quando avevamo ricevuto diverse segnalazioni di anziani che stavano vivendo questo periodo di isolamento e di paura da soli, e alcuni bimbi tramite la pastorale scolastica della diocesi hanno deciso di adottare a distanza questi anziani con delle telefonate. Questi rapporti che si sono instaurati sono proseguiti, ma adesso vicino a Natale abbiamo sentito il bisogno di fare qualcosa di diverso e di più anche per alcuni anziani che l'isolamento lo stanno vivendo in una casa di riposo. Questa realtà hanno particolarmente accusato l'emergenza sanitaria, perché addirittura la casa di riposo a cui consegneremo questi doni, la Sant'Anna e Santa Caterina, ha vissuto una forte emergenza dovuta alla diffusione di questo virus. Quindi gli anziani vivranno questo Natale nell'isolamento per la loro sicurezza, la sicurezza di tutti. Allora, che cosa proponete proprio concretamente per dare un sollievo, un segno di vicinanza agli ospiti di queste case, di queste strutture? Sì, abbiamo pensato a un segno concreto, un pacchetto da scartare, da trovare sotto l'albero di Natale della struttura, da scartare, e un bigliettino che lo accompagnasse. Quindi devo dire che abbiamo lanciato questo appello da una settimana circa e abbiamo già superato ogni nostra aspettativa. Gli anziani ricoverati sono circa 200 e abbiamo quasi raggiunto il nostro obiettivo. Non solo, abbiamo ricevuto dei doni anche per gli operatori sanitari che lavorano in questa struttura, e adesso stiamo pensando di allargare i nostri orizzonti, di adottare altre case di riposo, altre strutture, perché davvero è stata una gara di solidarietà. Hanno aderito intere classi di scuole o gruppi di catechismo delle parrocchie, persone singole, privati cittadini che hanno saputo di questa iniziativa, ma veramente al 90% bambini che hanno sentito il desiderio di essere vicino a un anziano solo. Che tipo di regalini sono, e poi come si può fare per partecipare? Sì, c'è qualche idea, qualche spunto?
Sì, abbiamo pensato a cose che potessero essere adatte a loro, quindi una tazza, un paio di pantofole, un paio di guanti, una tisana, una scatola di cioccolatini per gli anziani che li possono mangiare, le cose magari non adatte le potranno condividere tutti insieme. La cosa fondamentale è il bigliettino, un bigliettino di auguri che questi anziani troveranno all'interno del pacchetto e che li farà proprio sentire vicini a questi bimbi che li hanno adottati a distanza. Ad esempio la scuola Maria Leventre di San Lazzaro, cito la classe 4E, ci ha portato, vi mostro, dei lavoretti che hanno fatto insieme alle loro maestre. Ne ho uno, davvero ci sono frasi che fanno commuovere. C'è questo bimbo, anzi questo bimbo Emanuele, dice: caro nonno, anche se non ti conosco ti voglio già bene, so che sarai senz'altro una persona gentilissima, buon Natale da Emanuele. Ecco, sono cose, ne abbiamo ricevuti tanti, tutta la classe ha partecipato, sono cose davvero commoventi. I bimbi ci tengono a portarci di persona il loro pacchetto, si vede che l'hanno incartato loro, ma è il bello dell'iniziativa, sono tutti corredati da bigliettini veramente carini e commoventi. Per aderire basta portare questi pacchetti entro venerdì in via delle Lame 116, Campanello Acli, nella nostra sede provinciale. Noi li accogliamo tutti, anche se davvero questa solidarietà ha superato ogni nostra aspettativa, la nostra iniziativa è stata replicata da tanti, ma noi ne siamo ben felici, perché è giusto che la solidarietà si diffonda e si dissemini in tanti contesti. Intanto noi probabilmente adotteremo anche altri nonni, e quindi grazie a quelli che hanno partecipato e a quanti vorranno raccogliere il nostro appello. Allora, adotta un nonno, invitiamo tutti, non solamente i bambini, ad un gesto così di amicizia nei confronti dei nostri anziani che nelle strutture di accoglienza purtroppo dovranno vivere forzatamente il Natale in solitudine proprio a causa dell'isolamento sanitario. È un regalino che prosegue appunto quella bellissima attività durante il primo lockdown di scambiarsi delle telefonate. Sono nate tante amicizie, speriamo che anche questa edizione natalizia. Ripetiamo l'indirizzo a cui si può fisicamente portare il proprio regalino. Via delle Lame 116 a Porta Lame, nella sede provinciale delle ACLI. Anzi, chi vuole può indicare nel bigliettino il proprio numero di telefono, perché gli anziani che sono in grado di farlo sicuramente avranno piacere di ringraziare personalmente queste famiglie, sperando che nascano delle belle amicizie come è successo nell'edizione primaverile ed estiva di Adotta un Nonno. Allora ringraziamo Chiara Pazzaglia, presidente delle ACLI provinciali di Bologna, la collaborazione con l'ufficio di pastorale scolastica dell'Arcidiocesi. Adotta un nonno e buon Natale, Chiara. Grazie, buon Natale a voi e a tutti. E una notizia proprio arrivata poco fa: Papa Francesco ha donato nel giorno del suo 84esimo compleanno anche ai poveri dell'Arcidiocesi di Bologna 10.000 scatole di compresse che alleviano i sintomi del raffreddore e dell'influenza, consegnata a sorpresa alla Caritas. A darne notizia è stato l'elemosiniere del Papa, Cardinal Konrad Krajewski. Con una telefonata all'Arcivescovo di Bologna e al Cardinale Matteo Zuppi, l'elemosiniere del Papa ha detto che era desiderio proprio del Pontefice portare un suo segno di vicinanza ai poveri. La Caritas diocesana ha ricevuto il pallet con le confezioni ed è già all'opera per distribuirlo alle realtà che offrono cura e accoglienza ai poveri. L'Arcivescovo di Bologna ha quindi ringraziato il Papa durante la telefonata con l'elemosiniere pontificio. A me non resta altro che salutarvi, questa era l'ultima news, vi do appuntamento come sempre alla prossima settimana.